segno di croce, pure sulla fronte, sulle labbra e sul cuore. Quindi vedete, facciamo segni di croce prima di ascoltare le parole di Dio e poi ne facciamo uno dopo. Perché si fa questo? Perché avrebbe pensare sempre Dio nella testa, per pensare sempre Dio e nella bocca, per dire parole buone e nel cuore, per averlo sempre qui, non dimenticarlo mai. Tu come dici? Noi, ecco, noi mi ha detto perché si è espressa, perché sta agitata, che ci devo parlare davanti a tutti. Si è emozionata un po', sì. Ha detto, dice, facciamo questo segno di croce per dire a noi stessi che la parola di Dio e ciò che Dio dice la dobbiamo sempre avere nella mente per pensare, la dobbiamo avere sempre sulle labbra per poter dire belle parole, la dobbiamo avere sempre nel cuore per poter vivere bene. E il vescovo o il celebrante fa il segno di croce dopo con la parola di Dio per dire, signori, attenti, questa parola è lampada ai nostri passi. Grazie. E mo veniamo a vedere se avete seguito con attenzione la parola di Dio. Se deve stare nella testa, sulle labbra, nel cuore, devo ascoltare prima. È vero o no? Che diceva il Vangelo di oggi? Che diceva il Vangelo di oggi? Un uomo si avvicina a Gesù e dice, dopo aver discusso con lui, beato chi mangerà un boccone nel regno di Dio. E Gesù racconta una parabola. Di che parla questa parabola? È molto importante per capire quello che stiamo facendo oggi. Ed è la parola di Dio che la Chiesa prevede per questa giornata. Chi è che ha sentito bene la parabola? Lo chiediamo a uno dei grandi, vediamo se sono stati attenti. Visto una suora qui, bella, presente. Come si chiama questa suora? Suor Lucia, forse no? Suor Lucia, che diceva questa parabola? Aiutaci. Di chi parlava questa parabola? Suor Carmelina, quella lì, l'hai seguita bene? Sentiamo. Un invito a cosa? Era un invito ad un banchetto. Ad un banchetto. E a questo banchetto Gesù chi vuole questo banchetto? Cioè il padrone di casa, chi invita per primo? Vedete, se non stiamo attenti alla parola di Dio, diciamo via fritta, viviamo. Che cosa racconta Gesù? Dice di un signore che invita tutti i suoi servi, i suoi amici più cari, i suoi collaboratori. E questi vanno al banchetto? Sì o no? No. Che scuse trovano? Ho comprato due buoi, devo andare nei campi, c'ho mia moglie che sta malata, la bambina c'ha la febbre. Come facciamo noi quando non vogliamo vivere qualcosa, no? E allora il padrone di casa cosa dice? Chiamate tutti i poveri. E riempiono la casa, però il servo si accorge che c'è ancora posto, dice guarda padrone, c'è ancora posto, allora esci e chiama tutti quelli che trovi. Vedete ragazzi e cari amici che siete intervenuti a questa celebrazione, essere invitati al banchetto nella Bibbia vuol dire una cosa molto importante. Vuol dire che Dio ci vuole con sé per far festa. Ma a questa festa mette fuori qualcuno e dice no, alcuni sì, altri no. Fa così Gesù? Fa così Dio? No. Dio vuole che tutti partecipino alla sua festa, alla sua gioia e invita tutti quanti. Però c'è qualcuno che a questa festa non va. Perché? Chi sono queste persone che trovano le scuse e non vogliono farsela con il Signore, non vogliono vivere con Dio un'avventura bella? Sono le persone che sono ammalate di
cosa? Di ego? Egoismo. Che cosa sta all'origine di una guerra? Che cosa sta all'origine di una battaglia tra due popoli? Egoismo. Uno vuole diventare più prepotente dell'altro. Uno vuole prendere qualcosa che non è suo. Uno non vuole rispettare l'altro. Allora il Vangelo di oggi ci dice una cosa molto importante. Attenti, che se non partecipate al banchetto, se non avete il coraggio di essere capaci di andare incontro al Signore, la vostra vita si chiude nell'egoismo e diventa una vita persa. Noi quante vite abbiamo? Una, due, tre? Una. E quando abbiamo perso la nostra vita, la possiamo recuperare? No. L'unica cosa che ci fa recuperare la vita, che cos'è? È la capacità di amare. Allora i cristiani, i credenti, ce lo diceva la preghiera iniziale, poiché figli di Dio, sono chiamati figli della pace, perché amano costruire rapporti di pace, rapporti di giustizia, di rispetto gli uni degli altri. Sapete dove iniziano le guerre? Voi lo sapete dove iniziano le guerre? C'è un luogo della nostra vita dove iniziano le guerre. Qual è questo luogo? Il luogo, lo spazio dove iniziano le guerre, qual è? È il nostro cuore. Allora vedete un po', vi racconto questa storietta. In una famiglia c'è un papà, una mamma, un fratello, una sorella e un cagnolino. Chi c'ha un cagnolino a casa? Tu ce l'hai, bravo. Allora il papà arriva, ha lavorato tutto il giorno, è stanco, sono già 1:30, 2, arriva a casa e alla mamma si è rotta la lavatrice e ha perso tempo a raccogliere l'acqua, non è riuscita a preparare. Allora il papà arriva e comincia a dire: ma insomma, non è pronto, io lavoro tutto il giorno, porto a casa i soldi e tu che fai? Come che faccio? Si è rotta la lavatrice, non ho potuto cucinare, ma mo cuciniamo. E la mamma arrabbiata, perché il papà si è arrabbiato con lei, cosa fa? Chiama il più grande e dice: metti subito la tovaglia. Il fratello più grande, arrabbiato perché sempre lui deve fare le cose in casa, si rivolge alla sorella che sta guardando il cartone animato e dice: senti, oh basta, sempre a me tocca, falla tu, metti tu la tovaglia. La mamma si arrabbia con tutti e due e obbliga la più piccola a dire: metti tovaglia. La bambina si mette a mettere tovaglia, trova il cane tre piedi e gli dà un calcio e dice: sempre tre piedi sta, vattene fuori. E il cane fa: dai, 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 e se ne va in un angolino della casa. Mo ditemi voi, in quella casa chi è cristiano? Il cane è il vero cristiano di quella casa. Allora noi non ce ne accorgiamo, ma le guerre non iniziano lontano da noi, iniziano dentro. Se noi non ci vogliamo bene, se noi non accogliamo l'invito di Gesù a metterci dentro la sua festa, se noi non facciamo come ha detto Gesù nella prima lettura, Gesù nella prima lettura ci viene presentato come colui che non è stato orgoglioso di essere figlio di Dio, non è stato geloso di essere come Dio, ma ha spogliato se stesso, si è messo nei nostri panni, è divenuto servo ed è diventato servo obbediente fino a morire in croce per noi. Ecco, se noi non facciamo come Gesù, non ci proiettiamo verso gli altri mettendoci nei panni di chi sta peggio di noi, allora nei nostri cuori non viene fuori la giustizia e la pace, ma viene fuori la guerra, e la guerra porta la morte, la guerra porta la fame, la guerra porta il dolore, la sofferenza, perché in una famiglia
per un bombardamento, per una battaglia, vengono a mancare persone care. Il Papa ce l'ha detto domenica: ricordiamo coloro che nessuno ricorda, coloro che muoiono a causa della guerra, coloro che muoiono a causa della fame, coloro che sono dimenticati da noi. Ecco, allora noi oggi non vogliamo dimenticare, oggi vogliamo ricordare qualcosa che non è accaduto nella nostra vita, ma è accaduto nella vita dei nostri nonni. Fatevi raccontare dei vostri nonni che hanno vissuto la guerra quando erano bambini. Com'è stata la guerra, nonno? Non c'era da mangiare, non c'era il pane, non si trovava la frutta, non si trovava la pasta, fatica, sofferenza, bisognava scappare da una parte all'altra perché le bombe potevano arrivare. Oppure, se qualche nonno ha fatto la guerra, si ricorderà del freddo, della fatica, della paura di morire, di non tornare a casa. Però molti dei nostri giovani, dei nostri papà, dei nostri nonni che sono andati in guerra, non sono più tornati. E noi oggi li vogliamo ricordare perché la nostra vita si impegni a costruire la pace, a costruire la giustizia, a costruire l'amore per tutti, perché tutti sono figli di Dio, tutti sono figli amati dal Signore. Va bene ragazzi? Questo è l'impegno che prendiamo quest'oggi davanti all'altare del Signore: imparare ad aprire il cuore all'amore, alla pace, alla giustizia. Sia lodato Gesù. Conservare la nostra nazione, il prezioso dono della libertà e ottenere per
fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo, Padre, nei segni sacramentali del pane e del vino, il sacrificio del tuo Figlio, Re della pace, perché questo mistero di unità e di amore rafforzi la concordia tra tutti i tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Diamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine hai impresso il segno della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito, perché in Cristo l'uomo nuovo diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Sacrificio perfetto.